Ok, ci troviamo qui su Skill, sono sempre con mio cugino, oddio che ci fa già qua il mostro, vabbè. Siamo Ciao. nella zombie mod, mio cugino Gabriele, io e altri due che abbiamo incontrato a random. Proveremo a fare una partita, diciamo, una bella partita, anche se la vedo dura. Sfondiamo la porta? No. Oh, ma che... Come vedete qui basta tenere premuto il tasto destro e arpionare questi zombie per ucciderli. Qui non c'è nessuno, lì è coperto. Oh, buongiorno. Vi danno un po' di oro, potete spenderlo nelle cure o nelle armi successivamente. Per adesso siamo nelle prime fasi, quindi non vedremo, diciamo, le armi. Andiamo una volta, Questa è la modalità facile, quindi è più semplice, ma nella modalità difficile ci sono più ondate più difficili da uccidere. già. Compratevi sempre la pistola che ha munizioni infinite, mentre tutte le altre armi no. Quindi fate attenzione al consumo delle armi. E vi consiglio di utilizzare sempre il piede di porco, perché tanto alla fine prendete qualche danno, ne vale la pena se alla fine riuscite a ucciderli. Magari me ne lasciassero qualcuno. Preferisco usare la pistola, forse non sono così bravo. Per non farsi colpire comunque basta fare un passo indietro, uno avanti, proprio così. Diciamo, loro i mostri vi lisceranno, però dovete farlo nel momento giusto quando vi stanno per attaccare, in modo che lisciano l'attacco. Facendo voi potete dare il vostro. Come vedete possono anche lisciare gli attacchi, pure il vostro. Non importate della vita, ragazzi, prendetela solo quando necessario, quando ne avete veramente poca, quando pensate che ormai nulla può salvarvi, allora potete andarla a prendere, anche perché o ne avete 50 o ne avete 80, costa sempre 50, quindi Certo. state con parsimonia l'oro che vi viene dato. E là, buongiorno. Ci sono anche dei zombie speciali, presi molto da Left 4 Dead per chi lo conosce. Ci sono il boomer, la strega, il runner, volevo dire l'hunter, come si chiama, sì. Beh, che dire, bisogna fare molta attenzione. C'è anche il tank, ecco, il tank è il boss finale in questo caso, come anche su Left 4 Dead. Coprimi, sto caricando! E anche qui fa danni ingenti, ragazzi, one shot alle persone. Anzi, duo shot, però, vabbè. Come vedete, possono uscire da qualsiasi vicolo. Vabbè, che poi sono sempre gli stessi, quello lì, quello a destra, quello là. Ma ce n'è anche uno lì, credo. Adesso ci dovremmo infilare dentro il tendino. E inizieranno a vedere i primi boomer, i primi streghe, invece a livello di... Qui la strega non vi ammazza, cioè nel senso non vi distrugge la vita come Left 4 Dead. Aspettate che abbasso il volume del gioco, che magari, ecco, si sente un po' di più. Come dicevo, qui la strega non vi ammazza come su Left 4 Dead, diciamo mandandovi in paranoia, come cazzo allora si dice. Qui praticamente vi vomita addosso, proprio come fa il boomer. Ora qua, cominciamo a chiudere le Però quello barricate. adesso esplode qui, quindi l'hanno copiato male pure. Qui dobbiamo piazzare le barricate, è possibile piazzarle premendo E. Potete comodamente attaccare i nemici dalle barricate e limitarne i movimenti. Loro l'attaccheranno, poi la potete ricostruire. Si ricostruiscono gratuitamente, quindi fatelo sempre quando vedete che è possibile.
Poi addirittura gli sparano col mitraglione. Attenzione. Assolutamente un atto innecessario. Basta infatti andare di fiere di porco e consumare il meno possibile di oro. Trattenere la riserva di armi per quando ci sono mostri speciali. Come per esempio il boomer che è più difficile da uccidere perché esplode. Eccolo lì. Eccolo. Se vi esplode in Ok. faccia, come nel gioco, come sull'Left 4 Fa Dead, fa moltissimo danno. moltissimo danno. Sull'Left 4 Dead uccide direttamente, ma qui invece fa solamente danno. Le barricate sono quasi distrutte, almeno due di queste le dovremo ricostruire. Sempre gratuitamente. Non si possono ricostruire prima che vengano distrutte, infatti. Il genio ha fatto esplodere il boomer sopra la barricata, sì. Ok, andiamo sopra, non mi serve comprare armi per il momento. Adesso mi servirà perché alla fine di questa parte, di questa wave, ci saranno tanti piccoli hunter, runner, come volete chiamare, li chiamate. Insomma, vi rompono il sederino quelli. Vi danno anche Già. 50 di oro, però fanno moltissimo danno. Un'arma me la prendo per questi. Vabbè, un fucile a pompa, meglio di niente, dai. Hai preferito in gran lunga il K2, un'arma che spara a raffica, però va bene anche il pompa. Vieni qua, Occhio. esplodi. Ok. Come vedete, mi è esploso in faccia, mi ha fatto un po' di danno, nonostante l'ho ucciso prima che si mettesse in fase di esplosione. Però comunque. Quando muore esplode lasciando sta roba. Un forte danno mi sono preso perché mi curo. E ho preso abbastanza oro. Quando è che muoiono me lo dicono. Occhio dietro. Esplodi. Ok. Ok, adesso dovrebbero esserci. No, non ancora, perfetto. Adesso? No. Ok, adesso dovrebbero iniziare però. Oh, mamma mia. Erano di meno perché la modalità semplice, ma comunque sia, i loro danni li hanno fatti. Il pompa che non one shotta. Vabbè, Occhio dietro. Ok, posso. possibile ripulire le barricate, molto importante. Qui inizieremo a vedere le prime streghe quando appariranno, molto fastidiose. Se vi vomitano in faccia è la fine, vi corrodono pure l'anima con quell'acido. Ok, possiamo comprare un'altra arma. Vedete, quest'arma è molto bella. Ecco la prima strega, però è morta subito. Mi dispiace, non ve l'ho potuta prevedere. Ottimo, ha distrutto la barricata per il tempo. Voi dite, perché hai comprato l'arma se stai andando ancora di piede di porco?
Ecco la prima. Qua c'è una strega. Mi ha vomitato in faccia. Mamma mia, non ce l'ho niente. Ma vedete, ha vomitato quello. Già. Occhio il gigante. Qua c'è un'altra strega. Non chiudere. Questa era la strega che ho appena ammazzato one shottandola. Il genio non chiude le porte e continua ad entrare le nostre. E dai! E vabbè. Oh, un gigante! Ok. Un'altra strega, ragazzi. Altro, oh, mi devo andare a curare. E continuano a non chiudere le porte, stanno entrando il mondo. Fatto bene a comprare l'arma. Dai, perché non le chiudo? Ok. Possiamo andare sopra. Adesso saliamo. Là, levatevi, mamma mia. Ok. Dobbiamo salire subito prima che spawnano. Ok, qui i mostri ci piovono dal soffitto. Attenzione. È questa. C'è una sola porta chiudibile qui. È questa. Oh, un metro. Ok. Possiamo anche infilare lì dentro, ma comunque ci piovono in testa. Quindi da qui piovono solo boomer, ragazzi, perché è quella più grande. No, non è vero, scherzavo forse. Questo si chiama Eskiasker. Escalate, scusa. Ho una strega. Ok. Boomer sulla sinistra. Strega. Strega, le odio. Vabbè. Qui potete comprare le armi. Lì si ci cura. Mamma mia. Come anzi che non mi è esploso in faccia. Anche a me. Oh cavolo, oh. Basta esplodere. Va bene, andiamo aggressivi, forza. Ah, sono morto. Sto cercando il kit medico. Ma dov'è il kit medico, Marco? Qua, vieni. Dove? Oh, che ti seguo. Qui dentro, a destra. Ok, ok. Fame? Arrivo. Qua, guarda. Mi hai seguito? Sì, sì, già fatto. Meglio comprare un'altra arma. Prima di salire mi compro un'altra arma, perché qui siamo verso le ultime parti. Quasi alla fine, sì. No, ci ho ripensato. Vabbè, sì, mi compro questa, va. Ok. Abbiamo l'elicottero. Ok. Ok,
qui non si possono più comprare armi per il momento, quindi dovremmo rimanere con le nostre pallottole. Sì, dimmi. Marco, mia sorella ha appena trovato il barile. Il tronco. Barile Goblin. Eh? Ah, ok, il barile goblin. È ancora arretratissimo. Vabbè. Parlano di Clash Royale, ragazzi. Non conviene 30 sprecare secondi, dai. munizioni qui sopra, anche se verranno anche gli Hunter e la strega, probabilmente. Anche il boomer potrebbe venire da qualche parte. Qui, non ammazzandoci tutti in un posto, possiamo comunque fuggire. L'elicottero è qua. Venite, venite. Ok, dai. Comunque sia, adesso siamo all'ultimo round, ragazzi. Quel mostro. Siamo atterrati, come vedete, il nostro elicottero faceva schifo e ci ha lasciato in 13. Siamo quasi all'ultimo round, nono round su 10. Qui ci sono due posti per curarsi, qui sopra e lì sotto. E c'è un solo posto per comprare, che è dietro questo campo di grano, dietro il nostro elicottero. E qui si può comprare il lanciafiamme a 2000 di oro. E la 2000. Lanciafiamme, ricordiamo, può capitare anche nelle armi casuali, l'arma migliore che potrebbe capitarvi, perché distrugge con un solo colpo i nemici e ti Già, buttano e una volta. costo, cioè, e nell'armi casuale costa 175, quindi vale tantissimo. Deve esserci la strega, ragazzi, mi ha appena vomitato in faccia. Ho 13 HP, dove cavolo si può? Ah, là. Ancora questa stupida strega, vieni qua, muori. Mori, ok. Non vedo più niente, ce n'era più di una, a quanto pare strega. Qui c'è l'hunter che dà più oro. Un'altra strega, ragazzi. Un altro hunter, stanno tutti focussando me alla grande. Sono quasi arrivato a 2000 di oro. Sto arrivando! Devo andare a mangiare un momento. Cavolo. Quanti sono? Abbastanza. Dove sto andando non ne ho idea. Andiamo a dare una mano a questo tizio. Dai, molto, molto.
Restano 20 secondi di cura, ok. Cavolo. Attenzione. Tutti che mi inseguono, io sono rimasto con una sola pistola, ragazzi. Andarmi a curare immediatamente. Subito un'arma perché sennò non ce la faccio. Pensa che io sto andando di pistola tipo da un 5 minuti. Io pure mi devo andare a curare. No! Non vedo più. Ero così contento che non mi stavano attaccando più. Ho quasi i soldi per il lanciafiamme. Non mi manca molto. Mi sa che adesso però ci sarà il boss finale al momento, quindi devo... Sì, Speriamo sì. arrivo. Non capisco. Mi sa che già sta arrivando il boss finale. Non vedo più zombie. E se arriva sono nei Comincia a guai. ricaricare. Puro tutto. Eccolo là, lo vedo. E niente, mi sa che devo Dove? comprare un'arma. Mi sono messo qui che lo prendo da sopra. Non sono arrivato a prendere il Marco ti lanciafiamme. segue. Oh, segue a me. Qua, stronzetto. Ma ce ne sono uno. Sì, il gigante sì. Tank Ah, ok, ce n'è solo uno. Oh merda. Via, corri, 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 corri. Devo andarmi a curare subito. Oh, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Abbiamo ucciso. Adesso finiamo la wave e abbiamo completato la sessione di zombie. Abbiamo vinto, ragazzi. Io vado a Abbiamo mangiare. È stata vinto. una bella partita. Ciao a tutti.